Allora, torniamo qui dallo Stadio Olimpico, è vicino a me Erika Di Carlo che andiamo a dare la buona serata. Buonasera, buonasera a voi. Allora, carissima Erika, c'è una valutazione da fare prima di entrare nel match di Lazio-Milan, di questa partita di Coppa Italia, dell'ambiente, insomma ci si aspettava ben altro pubblico, anche perché in una settimana Lazio giocherà molto della sua annata. Ma la valutazione va fatta per quello che è accaduto a Firenze. E lo dico senza, voglio dire, fare polemica, ma la scorsa annata la Lazio è stata fortemente penalizzata a livello arbitrale, ma da un punto di vista mediatico non ho visto tutta questa cassa di risonanza. Nella giornata di oggi ancora si parlava della direzione del signor Abisso. A mio avviso c'è qualcosa che non va. Beh, c'è qualcosa che non va assolutamente, perché l'errore di domenica scorsa in Fiorentina-Inter è stato valutato come il più grave mai commesso dalla VAR, mentre sotto gli occhi di tutti che errori ben più gravi sono stati commessi nella passata stagione, purtroppo ai danni della Lazio, perché domenica sera sì, sono stati commessi diversi errori nella valutazione di alcune situazioni, ma l'anno scorso gli errori che sono stati commessi ai danni della Lazio le hanno impedito di raggiungere la Champions League, che sul campo avrebbe strameritato. Oggi ancora se ne parla, ma a mio avviso perché i vertici nero-azzurri si sono fatti sentire nelle sedi opportune. Vale a dire, è vero che la Lazio tramite il suo canale ufficiale ha parlato, si è fatta sentire, Simone Inzaghi l'anno scorso a più riprese si è lamentato del trattamento che riceveva la sua squadra, però... Il designatore arbitrale, scusami, non è mai sceso in campo, a differenza però poi di altre occasioni, no? Che poi abbiamo... Anche questo è vero, anzi ha detto ha sempre negato qualsiasi errore che fosse sotto gli occhi di tutti, a differenza di altre squadre in cui si è palesemente schierato. Sì, sappiamo che la squadra biancoceleste non è mai stata tutelata da un punto di vista arbitrale, mediatico. Abbiamo sempre dovuto lottare sia in campo che fuori. Però a me sembrava doveroso, Enrico, fare questa constatazione, perché ha parlato il dottor Marotta, hanno parlato tutti i vertici, Spalletti che ha avuto anche quella diatriba, no? L'abbiamo visto lì con Sky, con Caressa. Per carità, tutto è lecito, però ribadisco anche a tutela del patrimonio Lazio e della sua gente, che la scorsa stagione avrei voluto una considerazione quantomeno di parità di trattamento, che credo che sia doverosa. Poi anche l'aspetto mediatico, perché si continua a deridere anche un'immagine Lazio, la sua società, i suoi tifosi, e adesso certamente le ultime le abbiamo visto attraverso questa persona che non conosco personalmente, ma che comunque erano considerazioni anche in questa occasione da evitare. Mi auguro fortemente che la società possa prendere provvedimenti nel merito. Beh, ce lo auguriamo tutti, perché è a tutela dell'immagine del Lazio e a tutela anche della squadra, perché a volte non basta mai quello che la Lazio fa sul campo, deve sempre fare qualcosa in più e non basta neanche quello, quindi ci vuole uno schieramento forte da parte della dirigenza, è l'unica che può fare qualcosa, anche sia negli ultimi fatti che sono accaduti, che veramente fuori luogo, non c'era ironia, non c'era simpatia, c'era veramente voler irridere una squadra italiana, una squadra della capitale, così senza motivo, gratuitamente, è veramente fuori luogo. Oh, prima di entrare nel match è una mia considerazione, e poi perdonatemi, chiuderò queste polemiche, ma al primo cittadino di Roma vorrei far presente che c'è la prima squadra di Roma, che è un patrimonio inestimabile, e quindi anche per le sue funzioni servirebbe sempre anche lì una parità di trattamento. Non si possono fare in questo caso delle divisioni, anche perché in questa città ci sono due squadre, e chi poi ha portato anche il calcio in questa città, ma soprattutto la storia con una polisportiva e con tutte le sue discipline, merita un'attenzione dovuta. Questo lo dico, mi sento di dirlo al primo cittadino di Roma, che sembrerebbe poi poter andare a fare visita anche al centro sportivo di Formello. La gente è rimasta molto male ed ha perfettamente ragione, e ritengo che in questo caso bisogna anche tutelare la Lazio, visto che quando si parla di Lazio si fanno sempre vedere delle situazioni certamente non idonee. Ecco. Al di là di questo, quello che è successo una settimana fa con la visita del Premier, primo cittadino, all'inaugurazione degli uffici, quindi proprio una cosa quasi inutile, permettetemi di dire, quando i problemi della capitale sono ben altri, ben più grandi. Pure comunque tu devi presenziare in entrambe le situazioni.
Sì, ricordiamo che il primo cittadino ha rifiutato la maglietta di Ciro Immobile, che era un gentile omaggio, niente di più, quindi è tutto dire. Possiamo anche dire che c'è stato un intervento del direttore Diagonale e poi anche quello del direttore De Martino, proprio per far capire e soprattutto quanto sia importante anche la tutela verso poi anche il nostro pubblico. Erika, arriviamo al match di questa sera. Si sperava in un cambio di modulo, ma il recupero lampo di Bastos porta di nuovo la conferma di una difesa a tre. Sì, è stato il dibattito che ha tenuto negli ultimi giorni interessati alla formazione, perché poi gli uomini sono contati. Sinceramente non me l'aspettavo, perché un grande allenatore fa di necessità virtù. E questa sera rivedere invece Patrick per l'ennesima volta, dopo le prestazioni deludenti, pessime, che ha fornito quando è stato impiegato, è vero che poi la squadra ha girato male, tutte considerazioni corrette, però il modo c'era oggi per schierare la formazione in modo almeno in modo meno peggio, ecco, passami il termine. E invece Bastos, con un allenamento sulle gambe, titolare contro una squadra che è nel suo momento migliore della stagione, Patrick, che sicuramente non è un giocatore all'altezza di grandi match, di grandi competizioni. Una partita molto difficile qui in casa Lazio, dove servirebbe anche una grande prestazione di orgoglio, sperando di non subire gol, perché è una partita da 180 minuti. Sì, diciamo che l'obiettivo per questa sera deve essere quello di limitare i danni. Intanto sta entrando il Milan in campo per la consueta fase di riscaldamento. Sì, sta entrando, accolto da un ampio spicchio di pubblico, di tifosi rossoneri che sono presenti allo Stadio Olimpico, anche questo è da sottolineare. Quindi sì, diciamo, stasera vanno limitati i danni, evitare di subire gol e ricordarsi che ci sono poi comunque altri 90 minuti da giocare tra due mesi, quando tutto potrebbe essere cambiato. Quindi oggi giochiamo con orgoglio, con gli uomini a disposizione e quelli che ci sono, con le possibilità che hanno, e poi concentriamoci su sabato, che è tutta un'altra storia. A chiudere ricordiamo anche il tuo sito. Il sito è romadaleggere.it. E noi come sempre ti ringraziamo e ti auguriamo una buona partita. Grazie a voi. Grazie.